E sì, ci siamo. Primo giorno di pesca in Trentino alla ricerca di trote nella bellissima e famosissima Val di Sole. Parte in questo istante l'inizio della nostra avventura. Un'avventura diversa dove bisogna esplorare, saper leggere l'acqua e intuire soprattutto dove il pesce poi staziona. Veniamo da una valle diversa con torrenti e ruscelli morfologicamente differenti a questi. Il primo giorno è stato abbastanza complesso, soprattutto per via che siamo esterni a questa valle e non conoscendola a fondo non sapevamo da dove partire. Ma qualcosa abbiamo catturato e anche di taglia abbastanza notevole. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi episodi. Siamo un po', eh. Diventare, diciamo, in acquato color cioccolato il latte, capito? Gusto chocolate. Io preferisco andare sulla frutta. Siamo appena arrivati, adesso proviamo la zona trofeo con ovviamente lui, il mitico Michel. Ok, Vallegra. Ok, adesso stivali, perché sennò così non ci entro. È stinta l'acqua. La corrente di ieri è un po' diminuita, speriamo in bene. Dai. Adesso tentiamo, qui amo singolo, vediamo come va. È tosta ragazzi, è tosta. L'acqua qua tira. Principalmente è un torrente per fare rafting. Dopo sì, ci pescano anche, però è abbastanza anche disturbato. Adesso vediamo se... Raga, io ci ho provato, ci abbiamo provato. Avete visto, sono andato un po' oltre al limite, va bene. E tirava tanto la corrente. Tirava fino a quasi alla fine degli stivali. Abbiamo detto basta, perché può essere che scivoli di poco, quei 40 centimetri, 20 centimetri. Sprofondi all'interno in mezzo. Ti entra subito l'acqua, perché ti entra subito l'acqua e poi dopo rimani bloccato. E quindi poi adesso cambiamo posto, andiamo a Peio. Perfetto. C'è anche una riserva. Dove? Lì davanti. Riserva di pesca, vaffanculo. Allora, riserva di pesca questa. Io la vedo azzurra, acque da pesca. Vedo che c'è l'ancoretta. Vedo anche un piccolo ardiglione. Noi pesciamo col cucchiaino. Qua c'è scritto questo. Perfetto, no, dai, tutta dai. Tutta riserva, raga. Vamos. Dai che va. Perfetto, siamo arrivati qui a Cogolo, che è il paese al di sotto di Peio. Qui inizia la riserva di pesca, come vedete. Zona C1. Da qui si inizia a pescare. Noi peschiamo con ardiglione in questo caso, dato che qua si può pescare con l'ardiglione. E niente, vediamo se c'è pesce, vediamo le livree diverse rispetto ai pesci che abbiamo in Val Brembana e vediamo se c'è soprattutto movimento. Ok, facciamo un lancio. Allora si parte, andremo fino là in cima. Eccolo le prese, ragazzi. Guardatelo il vero pescatore come fa. Barcolla ma non molla. Niente. Per ora solo cappotto. Ragazzi! C'è bestia dentro! Dai, siamo alla fresca, che fario! Puttana, che fario! E mangiate anche che fario! Vai. Che fario! Allora, adesso state mangiando la mano! Ma che roba! Questa fortuna è bella fario! Ah, l'ho presa io la prima del Trentino! Aspetta, aspetta un secondo! Ma è stata colpita! Sì, guardate! Aspetta, ma che spettacolo, che pario, wow, tac, dai, ok, perfetto, ok, così, buono. Cosa facciamo adesso? Io ho le foto. Allora, attenzione, adesso... aspetta, cosa facciamo adesso, pensaci, fai così, beh, questa non arriva, quanto chi era? 30, sì, no, è misura, 25 è il limite di pario, 20 in alcuni punti, ma non in questo caso. Direi abbiamo pagato, fino a 3 a testa si possono prendere, ma che cazzo me ne frega, padelliamo. Buona.
Cipadella, ragazzi. Cipadella, sì, oggi come, si risparmia. Come l'ha presa? Come l'ha presa? Allora, padelliamo e continuiamo. Dagadet! In grinta la prima trota del Trentino. Daga! Ed è successo veramente. Il signor Michel Scanzi, quello dei Big Trout XR, ha fatto la prima cattura in Trentino, ragazzi. Un applauso! Clap, clap. Allora, no, comunque, è una cattura. Cioè, li facciamo anche da noi. Però, dopo questa mattinata, guardate, era essenziale per la nostra autostima prendere almeno una trota prima di mangiare, e esserci sbloccati adesso è molto positivo. Confermo, anche perché sapete, noi prima siamo andati su Torrente Noce, ma l'acqua tirava tantissimo perché cioè, ha piovuto in questi giorni qua tantissimo e non si riusciva nemmeno a far girare il rotante, ok? Invece qua, questa è la nostra zona comfort zone, chiamala come ti pare. È un po' diversa perché c'è molta corrente, l'acqua è scura. Quindi anche lui aveva lanciato a quel punto, però non gliel'ha vista. Non esatto. Perché sia meno bravo e più bravo. Esatto, vedete come tira l'acqua, guardate come tira. In un piccolo torrentello poi alla fine. Bene, quindi continuiamo, fagliela immergere un attimo che così vedono com'è sporca. E continuiamo. Là mi ha dato più di una volta e tirava. Ti ha fatto sulla parrucca qua. Ti ha dato in che senso? Spiega. Ti ha fatto sulla parrucca. Te sei piegato un botto la canna, guarda come. Ma lo sentivi? La sentivo forte, sarà la corrente anche che magari fa qualcosa in più. Però la sentivo forte. Più di una volta, sa due o tre, non mi ricordo. O due o tre volte, belle forti. C'è roba grande. Però beh, devi insistere tanto. Comunque noi una l'abbiamo presa. Quindi da Valnegra, scusate, dal Trentino per oggi è tutto, torniamo indietro, vediamo se riusciamo a fare qualcosina ancora. Ovviamente vediamo. Cosa? Ah? Cosa che manca? Dai, non ci vediamo. Dai, commento qua. No? La trota? La trota non la cuciniamo in questo video. Ah, dai. Aspettiamo un po'. Dai, raga, un po' di calma. Al prossimo video cucineremo la trota e bisogna anche pulirla, quindi dai. Calma, calma. Calma, Stretch! Iscrivetevi!